La vittoria del partito del presidente Erdogan non è in discussione, ma il suo strapotere sì. Se tutto lascia presagire una nuova affermazione del suo AKP, il voto di domenica in Turchia potrebbe tuttavia ridimensionarne i numeri e porre fine a un monologo che dura ormai da oltre 10 anni. Soglia a rischio per la formazione di Erdogan è soprattutto quella dei 330 seggi necessaria a una modifica della Costituzione in senso presidenzialista, tanto cara al suo leader. Finora un sassolino appena nelle scarpe della politica di Ankara, la formazione filo-curda HDP potrebbe trasformarsi in masso capace di ostacolare i sogni di gloria di Erdogan. I numeri ottenuti dal suo carismatico leader Selahattin Demirtas alle presidenziali di agosto autorizzano i sostenitori del partito a sognare uno sforamento del tetto del 10% che lo porterebbe per la prima volta in Parlamento. Cifre che, in base al sistema proporzionale turco, priverebbero inoltre l'AKP dei sostanziosi premi di maggioranza di cui ha finora sempre goduto. A cambiare è stato anche il vento che tira sull'economia turca. Per anni in poppa al governo, con tassi fino alla doppia cifra, la crescita è precipitata lo scorso anno per poi presentarsi al primo trimestre del 2015 con un inedito zero. Uno scivolone che gli avversari del presidente non si sono lasciati sfuggire per piazzare i loro affondi e imputare il tracollo all'AKP come hanno fatto i socialdemocratici del Partito Repubblicano del Popolo. A cospirare contro il governo sembra poi essere anche la guerra civile in corso nella vicina Siria. La cifra record di quasi 2 milioni di rifugiati accolti durante i 4 anni del conflitto ha stravolto la demografia di alcune zone di confine e risvegliato paure e insicurezze di numerosi turchi. Benzina sul fuoco di un'economia in affanno che ha indotto molti a interrogarsi sulla linea di Ankara. All'accoglienza, il governo ha infatti sposato un ruolo in prima linea nell'opposizione al regime di Bashar al-Assad, che a qualcuno comincia a fare paura anche al di qua della frontiera siriana.